ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vedremo e recensiremo insieme le nuove Orbit 7ª edizione. Delle Orbit che non sono cambiate solo nel colore, ma sono cambiate anche nella qualità, sono piene di segreti, ma anche di significato. Vi ricordo che se volete acquistare dei mazzi di carte come questo e altri mazzi ancora, di farlo sullo store dell'azionellamanica.com, perché usando il codice Elemagix avrete uno sconto immediato del 10%, in più riceverete un tutorial di un effetto inedito offerto da Max dell'azionellamanica.com. Detto questo, passiamo alla nostra recensione. Ok, e passiamo alla nostra recensione. Allora, come potete vedere, quest'anno i colori che predominano l'astuccio sono il rosa e questo viola, quindi un blu che tende sul viola. Come sempre il bollino classico a forma di cerchio, quindi delle Orbit. E come possiamo vedere, bene o male, richiama un po' le montagne che avevamo visto nella 5ª edizione. Quindi non nella 6ª, ma nella 5ª edizione. Anzi, vi faccio vedere un po', visto che le ho qui a portata di mano. Questo era il dorso della 3ª edizione. Questo era il dorso... Questo era il dorso della 4ª edizione. Questa è la 6ª. E questa è la 5ª, quindi come potete vedere un po' queste montagne di un satellite, se non mi ricordo male, di una luna, di un pianeta, le ritroviamo anche qui. Quindi più o meno è questo. Solo che i colori quest'anno sono questi, quindi un viola, un blu violaceo, diciamo così. Quindi vado a togliere tutto e passiamo all'apertura per la prima volta del mazzo di carte. Ok, andiamo a rimuovere tutto e vediamo come sono le intanto l'astuccio, dai. Quindi scritta Orbit classica con il nostro omino qui sotto, distribuite da orbitbrown.com. abbiamo il numero 23 classico delle Orbit, però questa volta è in maniera digitale. Sotto abbiamo il cerchio delle O con una macchina, quindi credo che sia anche un omaggio al Ritorno al Futuro. Questo arcobaleno dovrebbe significare, se non mi ricordo male, dovrebbe omaggiare le vittime di uno shuttle che non ce l'ha fatta e quindi voleva omaggiare i caduti, diciamo, di quell'operazione spaziale. Allora, direi di aprire subito. Ovviamente nei lati abbiamo qua la scritta 7th Edition, quindi 7ª edizione, e apriamo con il nostro pollice l'astuccio. Quindi questa è la linguetta, quindi anche qui abbiamo Persist and Endure, e questo è l'interno, molto bello, quindi The Orbit Deck. Ah, ecco, allora questo è un omaggio agli anni 70-80, se non mi ricordo male, più anni 80 che 70 in realtà. Abbiamo questi occhiali, che sarebbero gli occhialini 3D, quindi con una lente blu e una rosa. E qui abbiamo un satellite. Quindi apriamo. È rimasta una carta, un 8 di picche. La prima caratteristica che mi viene da vedere è che le carte sembrano molto di meno rispetto alle altre Orbit. Però prima di passare alla qualità, vediamo un po' le nostre facce. Quindi questo è l'astuccio, We are Orbit, scritto dentro, non so, non si vedrà mai. Ok, We are Orbit, c'è scritto dentro l'astuccio. Materiale classico, dalla 5ª edizione in poi hanno utilizzato questo materiale, quindi non lucido, quindi non placcato. E queste sono le carte. Allora, come potete vedere già, i colori sono tendenti, come vi dicevo prima, a questo blu violaceo per quanto riguarda i neri, le carte nere, e invece il rosa per quanto riguarda le carte rosse. Può piacere o non piacere, a me personalmente, avendole qui in mano, viste in video non mi sono piaciute tantissimo, ma devo dire la verità, tenendole in mano mi piacciono molto, sono particolari, ecco, diciamo così. Quindi secondo 8 di picche, come appunto classico per le Orbit, e rispetto alle altre edizioni, oltre nel jolly, oltre che al nostro astronauta, c'è anche il cagnolino nel cestello della bici, con la bandierina, molto carino. Anche qui il numero 23, un numero che, come avete visto nella scatolina, è il numero fortunato di Chris Brown, che utilizza, anche qui potete vedere per esempio nell'asso di picche. L'asso di picche anch'esso è modificato rispetto alle altre Orbit, abbiamo
questa volta dalla Luna si vede questo pianeta con, credo, Saturno, non lo so, però c'ha questo cerchio rosa, sempre con il cagnolino dietro. Quindi le carte mi sembrano leggermente più grandi, quindi i semi mi sembrano leggermente più grandi. Ok, le figure sono customizzate e queste sono le carte di quadri. Le carte di quadri sono del 23, quindi ancora abbiamo il numero 23 che ritorna, del 23% più grandi rispetto alle altre carte. Per esempio questo è il 10 di quadri, guardate, i semi occupano praticamente tutta la carta. Quindi figure customizzate, ma c'è una cosa importantissima rispetto alle altre carte. Quindi qui abbiamo anche una doppia dorso e appunto sul dorso andiamo un po' a vedere queste carte. Allora, dovrebbero essere, anzi lo sono perché già lo sto vedendo, sono segnate. Ebbene sì, da quest'anno le Orbit, io spero da quest'anno, ma quest'anno le Orbit sono segnate. Quindi però prima di vedere la marcatura, andiamo un po' ad analizzare il dorso. Quindi abbiamo questa roba spaziale, quindi il classico cerchio delle Orbit con i due mini. Sono one way, quindi questa è la prima cosa. Abbiamo questo reticolato rosa che attraversa come una specie di buco nero, una crepa dove si intravede questo spazio e questo cerchio rosa. Come potete vedere all'esterno abbiamo un bordino celeste che fanno da cornice ai nostri dorsi. Per quanto riguarda la marcatura invece, quindi vado a rimuovere la doppio dorso, quindi queste sono le carte extra, quindi abbiamo un secondo 8 di picche, una carta doppio dorso e i nostri due jolly. La marcatura vedrò se... anzi, vediamo come farvela vedere, così magari. Non si vedrà mai. Ma guardate in questa posizione qua che cambia qualcosa. Come potete vedere cambiano, quindi non sono tutte uguali perché sono marcate. Voglio provare a fare a leggerle. Allora, questa mi sembra un jack di quadri. Ok, sì, sono marcate, si capiscono. Per quanto riguarda la qualità, come dicevo prima, le carte sono molto meno. Rispetto agli altri anni che utilizzavano una carta B, quest'anno hanno utilizzato una qualità degli anni 80. Bellissimi ventagli. Il ventaglio molto particolare. Allora, la qualità è una qualità delle carte arco. Non so se molti di voi hanno questo mazzo di carte, un mazzo degli anni 80. Con quella qualità hanno richiesto loro stessi, in quanto appunto in omaggio agli anni 70, anni 80, di appunto creare la qualità di questa carta come quel mazzo lì. Come potete vedere i ventagli vanno alla grande, sono bellissimi perché hanno il bordino molto sottile, i colori sono molto belli e la qualità è eccezionale. Quindi andando in conclusione, è un mazzo che ha confermato le mie aspettative perché la qualità è realmente aumentata. È vero che il mazzo è appena aperto e quindi adesso scorrono a meraviglia, però già al tatto si sente che la qualità è cambiata. Poi tantissime carte gaff sono segnate, quindi perfette per i maghi. I semi sono belli grossi, così da essere ben memorizzati dallo spettatore. È vero che i colori possono piacere o non piacere, ma io... adesso tenendoli in mano, effettivamente non mi piacevano quando l'ho visto in video, ma tenendoli in mano non mi dispiacciono per niente. Quindi se volete acquistarle, vi ricordo che con il codice sconto ALEMAGIX sullo store lasonellamanica.com avrete uno sconto immediato del 10%. Detto questo, il video termina qui, grazie per aver visto il video fino in fondo e noi ci vediamo al prossimo video.